Provincia dell'Ovest è un nome che tende ad unire. Il gioco del rugby è un gioco che appunto vuole unire le persone, vuole unire le culture, vuole unire i nostri giochi, i nostri sport, e di conseguenza il nome Provincia dell'Ovest per unire più realtà. Stiamo facendo con un gruppo di 160-170 ragazzi dall'under 6 fino all'under 20. Siamo cresciuti in questi 3 anni di Provincia dell'Ovest, siamo cresciuti perché siamo nati con una semplice under 14, under 12, adesso riusciamo a coprire l'intero settore propaganda, dall'under 6 fino all'under 12, e l'under 14, l'under 16 e l'under 20 ci contraddistinguono a livello ligure, quindi siamo contenti. I risultati sono positivi e solamente il fatto di vedere tutti questi ragazzi che corrono dietro una palla ovale, direi che in una realtà come Genova, che la palla rotonda la fa sempre da padrone, vederne così tanti già è un risultato assolutamente positivo. Poi il risultato vero e proprio della singola partita non è quello che conta di più adesso, però arrivano anche quelli. Sestri per 3 anni, ho fatto un anno di under 17, 2 anni di under 19 e poi al termine dell'under 19 mi sono trasferito a Milano. Sono andato a giocare a Milano, ho giocato 14 anni in quella che era la realtà dell'Amatori Milano, che dopo 3 anni si è trasformata in Mediolanum e Milan Rugby. E assorbiti dal gruppo Fininvest abbiamo vissuto insieme al gruppo Fininvest un'esperienza bellissima, e dove abbiamo ottenuto dei grandi risultati. Abbiamo avuto la possibilità di giocare in squadra con dei campioni pazzeschi e c'è stato l'anno, forse il mio anno più bello, che in squadra con me c'era Marchella che giocava l'apertura e David Campese che giocava estremo. Quell'anno David, oltre a essere l'ala titolare dell'Australia, con l'Australia è diventato campione del mondo e ha vinto il titolo di miglior giocatore ai campionati del mondo. E io giocavo a fianco a lui, lui giocava estremo, io giocavo all'ala, per me è stato il massimo della vita, in assoluto l'esperienza più bella, che poi con David abbiamo condiviso altri anni, quello è stato un anno particolare, ma altri anni sono stati con lui bellissimi. Per non parlare poi di Jason Little, di Tim Gavin, Tati Milano, Diego Dominguez, insomma, ma l'elenco è lunghissimo, quindi l'esperienza è stata particolare. Le mamme devono mandare i bambini a giocare a rugby perché è un gioco che costruisce il carattere, perché è un gioco come tutti gli sport, d'altronde, però in particolare il rugby ritengo che sia un gioco decisamente completo. È un gioco dove c'è il contatto fisico, è un gioco dove esiste la squadra, che è fondamentale, è un gioco di combattimento, e anche questo è molto importante, perché la vita è un combattimento e quindi uno si prepara per affrontare poi quello che la vita ti proporrà. Sono uno dei più vecchi del gruppo, perché ho iniziato circa 8 anni fa con Paolo, un anno dopo che si era creata questa società installata da lui. Credo che sia un allenatore molto preparato a livello atletico e soprattutto a livello di tattiche. Ho iniziato a giocare a rugby anche perché ero molto più grosso, diciamo. E la mia maestra delle elementari mi aveva detto: se vuoi andare a giocare a rugby, guarda, c'è questo mio amico molto bravo. Io ho provato, mi sono trovato subito bene, mi sono innamorato di questo sport e vorrei poter continuare. Gioco
gioco a rugby da 7 anni e sono in questa squadra qua praticamente da sempre. E ho iniziato con gli Orsi, ora gli Orsi si sono evoluti in province e adesso ho avuto la fortuna di essere preso nell'Accademia di Parma Nazionale. È una prova secondo me molto difficile sul fatto di serietà, perché innanzitutto là prima bisogna essere signori, perché se non si è ragazzi con la testa sul collo, ragazzi educati, non, anche se si è fenomeni, non si va da nessuna parte. E poi ovviamente ci deve essere anche l'aspetto tecnico importante. L'impatto è stato sicuramente grande, perché comunque ci sono ragazzi che vengono da quasi tutta Italia e comunque insomma è stata una bella esperienza, soprattutto anche a livello di carattere, perché lì la cosa un pochettino più difficile è che bisogna adattarsi subito alla situazione, non si ha tanto tempo per decidere con chi stare, cosa fare, bisogna adattarsi subito. E innanzitutto colazione regolata ovviamente con pasti un po' così, poi si va a scuola, finita scuola verso l'1:30, le 2, poi dipende, vabbè, e si dorme perché è giusto il riposo, chi non dorme studia, e poi verso le 4 si va in campo e da lì si fa sport fino alle 8:30. A livello di obiettivi quest'anno è poter indossare la maglia azzurra, ho fatto già degli allenamenti e poi tra poco ci dovrebbe essere la convocazione. Ho iniziato a giocare fine quinta elementare, quando ho fatto il progetto per le scuole, dove si andava a Jesolo a giocare per minuti serati, e da lì poi mi è venuta, diciamo, la passione e ho cominciato a giocare, a iscrivermi e tutto. Del rugby tutto, beh, se vogliamo essere precisi, mi piace la grinta, il potersi sfogare correttamente secondo le regole, che è uno dei pochi sport che te lo permette, col contatto fisico. È uno sport che appunto ha delle regole che ti permettono di sfogarti senza farti male. E questa è una cosa che mi piace molto, anche la grinta, la squadra soprattutto. Penso di essere bene o male a fare il migliore di mischia, abbastanza completo, non al 100%, però non c'è tanta differenza tra una caratteristica e l'altra. Mi piacerebbe migliorare la corsa, anche se sono tuoi compagni di squadra, tutti bene o male siamo convinti, per fortuna come squadra, che ognuno sa quello che deve fare. Quindi penso che sentirsi dire le stesse cose tutte le mischie, a tutte le rack, a tutte le mall, a qualsiasi fase di gioco, penso sia difficile sopportarlo. Però poi si crea anche un legame nello spogliatoio che ti permette di farlo. Quindi si accettano i consigli, accettano anche qualche indicazione, bene o male. Per adesso mi ascoltano, poi speriamo.